E io gliel'avevo dato. Tu avevi dato il tuo cellulare tanto a lui? Tanto già ce l'aveva comunque. Che cos'è l'addestramento speciale? L'addestramento speciale è venuto dopo. Lui sceglie dei borsisti e ci sono i borsisti di fascia A e i borsisti di fascia B. Quelli di fascia B non li considera, lui seguono il corso, collaborano alla rivista della scuola, niente di più. I borsisti di fascia A hanno questo addestramento che consiste in una serie di prove da superare, tra le quali una prova di velocità, cioè andare con lui in Ferrari a velocità molto elevata per vedere se hai paura. Non lo so. Ma lei come, tu come fai a saperla di questo? Me le ha dette. Lui? Lui aveva deciso di farmi l'addestramento. Speciale? Sì. Ma te l'aveva detto in quale occasione? Oppure passare in una, su una strada piena di locali e vedere la mia capacità di scegliere il locale migliore solo dall'esterno, ad esempio. Ma questo quando te l'ha detta questa? Queste me le ha dette per telefono perché mi invitò a seguire il weekend successivo. Noi finimmo la lezione che era giovedì o venerdì. Mi disse che il weekend successivo avrei dovuto raggiungerlo a Milano per seguire le lezioni della scuola di Milano, della classe di Milano che lui riteneva di un livello superiore rispetto alle altre, quindi anche rispetto a noi. E fu molto pressante. Lui ha la capacità. Ma dopo che già avevi rifiutato di baciare? Dopo che io sono andata via, e quel giorno dopo il bacio e il secondo giorno poco prima della fine della lezione per evitarlo. E lui continuava? Lui mi telefonò, mi disse ora posso parlare senza interferenze per messaggi, posso chiamarti? Va bene. Mi telefona per dirmi tu hai una vita mediocre e rimarrai nella tua vita mediocre perché io sono la persona migliore che ti potesse capitare. E non riesco a capire perché mi dici di no. Cosa dice Bellomo e il servizio di Francesco Fossa che fa una sintesi di tutto quello che è la sua storia. Okay. Francesco Bellomo, 47 anni, ex giudice ordinario, un consigliere di Stato con un curriculum d'eccezione, molto attivo con la sua scuola di formazione per aspiranti magistrati diritto e scienza, che organizza corsi a pagamento ambiti ed affollati. Bellomo però è finito nella bufera assieme ad un altro magistrato, Davide Nalin, 38 anni, che di Bellomo è amico e collaboratore nella scuola di formazione giuridica, perché a quei corsi, oltre agli studi per la preparazione al concorso in magistratura, sembra accadesse altro. Tutto comincia un anno fa con la denuncia da parte del padre di una borsista che racconta che cosa accadeva se eri una ragazza giovane e carina. Ragazza a cui sarebbe stato chiesto, con tanto di contratto firmato, di indossare per esempio minigonne e tacchi a spillo o che venivano indotte a condividere foto private e confidenze, ad usare un trucco marcato. Ragazze che per partecipare ai corsi non dovevano essere sposate oppure, in alcuni casi, sarebbero addirittura state indotte a lasciare i propri fidanzati. Insomma, raccontano oggi diverse borsiste che hanno partecipato a quei corsi, si sarebbe trattato di una vera e propria violenza psicologica. Bellomo si difende. Vengo sottoposto ad un procedimento disciplinare non per i fatti ma per le mie idee. E alle domande sui rapporti sessuali che avrebbe avuto con alcune delle sue alunne, spesso invitate a partecipare a feste con abbigliamenti succinti, risponde così. Le ragazze si innamoravano di me. Sono un genio incompreso, come Einstein. Io vorrei chiedere, intanto se vuoi fare un commento a quello che ha detto Bellomo, però c'è Paolo Corder che è un magistrato, è presidente del tribunale, volevo chiedere a lui cosa configura in questo, lasciamo perdere le questioni, diciamo, come possiamo dire, moralistiche, con lei soltanto questioni giudiziarie, che cosa configura? Poi magari ritorniamo a raccontare. Dottore Corder. Per me intanto è impossibile dare valutazioni e giudizi sulle persone, sui comportamenti, sul caso concreto, perché al di là di quello che c'è scritto sui giornali, di quello che ho sentito questa sera, null'altro posso sapere. Faccio il magistrato, quindi per me è proprio impossibile dare giudizi di questo tipo. Questo è evidente e quindi attendiamo gli esiti dei procedimenti disciplinari e se ci saranno gli esiti del procedimento penale. Poi, ammesso e non concesso che tutto questo sia vero, è chiaro che potrebbe in via astratta ipotizzarsi reati come quelli di minaccia, di violenza privata o addirittura di molestie sessuali e cose di questo tipo. Ma stiamo parlando di un senso astratto della questione, perché poi, ripeto, ho sentito cose strabilianti, insomma, da certo punto di vista, ecco, e che sinceramente, dottor Porro, mi mettono in una grande tristezza, perché ci sono ancora migliaia di ragazzi e di ragazze che hanno il sogno di entrare in magistratura, cosa che ho coltivato anche io,
E sentire queste notizie, al di là della verità o meno che c'è dietro queste notizie, io questo non lo so, ma il fatto stesso di sentire parlare di queste cose, credo che questo sogno rischia di essere infranto, di essere offuscato, di essere tradito. L'impegno che bisogna mettere per diventare magistrati verrebbe tradito da questo tipo di realtà, ripeto, al di là delle valutazioni che faranno gli organi competenti. Caro dottore Corder, né volevamo più di questo né meno di questo, perché un magistrato serio questo può dire ovviamente in una trasmissione certo. televisiva, perché i processi non si fanno nei talk show assolutamente, e quindi io la ringrazio davvero anche per aver accettato di rimanere con noi per una roba che ovviamente un magistrato anche in maniera delicata non può approfondire. Grazie dottore Corder, l'abbiamo fatto fare tardissimo grazie questa a lei. Sera e auguri allora e buon no, Natale. No, nessun problema. Grazie al dottore Corder. Grazie anche a lei e a voi. Grazie. È evidente serata. Che un magistrato questo può dire e non più di questo certo. può dire, però a te posso chiedere ovviamente molto di più. Uh-huh. Ma nell'ambiente, io mi chiedo, non si sapeva nulla, è la solita domanda che uno può fare, cioè non hai mai sentito qualcuno che avesse... Perché come ha fatto con te? Questo contratto l'avrà utilizzato con altre ragazze? Cioè è quella la cosa che mi fa impressione, allora. Tutto scritto... È una cosa strabiliante come... Dinanzi al mio rifiuto sia della borsa di studio sia di andare a Milano, lui mi cacciò da scuola. Disse, da questo momento tu sei esclusa dalla mia scuola, non ti ci voglio nella mia aula. E mi disse anche, però queste sono solo le sue parole, io non lo so per certo, che ero l'unica, è stata l'unica a dirgli di no e non si spiegava per quale motivo. Io gli risposi che perché dovevo specchiarmi per tutta la vita, non avrei mai potuto fare una cosa del genere. Stavo male fisicamente. Però ti faccio una domanda cattivissima, come l'ho fatta anche al magistrato, cioè una domanda a cui puoi anche non rispondere se vuoi. Ma tu pensi che quindi altre ragazze invece hanno subito e sono state zitte? Si poteva dire di no. Io ho detto di no. Si poteva scegliere. Non c'è atto stretto. Aveva una presenza, era una presenza pressante, aveva la capacità di convincerti, aveva una certa pressione psicologica, la faceva. La faceva? Bisognava essere molto duri, perché si poteva dire di no. Perché era convincente. Era molto convincente ed era molto presente. Io l'ho sentito per un mese, di convincermi a cambiare idea, mi è sembrato una vita. È stato quando è successo tutto quello di cui stiamo parlando oggi? Da ottobre a dicembre 2016. Quindi tra novembre e dicembre 2016 tutta la questione tra borsa di studio, messaggi, telefonate. Quindi un anno fa sostanzialmente. Un anno fa. E tu quanto tempo ci hai messo per fare una denuncia? Sei la prima che l'ha fatto e ci metti la faccia in televisione. Perché c'avevi ovviamente il tempo? Era la prima cosa che avrei voluto fare. E so di non è un rimprovero, non è farlo. Solo una domanda perché voglio capire cosa succede in una donna che subisce una violenza di questo tipo, psicologica. Allora, io pensavo solo, adesso dimentico questo fatto, lui dimentica me, faccio il concorso, fine. Però il fatto non l'ho dimenticato. Quindi adesso che è venuta fuori la testimonianza di questa ragazza che ha denunciato, il cui padre ha denunciato, sì. Non potevo stare zitta di nuovo. All'inizio ho avuto paura, non lo nego, però adesso non potevo stare zitta di nuovo, mi sarei sentita... parte io di questa cosa, non era giusto non dirlo. Siccome è importante quello che dici, perché sono successe cose anche più gravi ad sì. altre donne in altre condizioni, però è importante far capire che qual è il modo in cui tu ti senti... Umiliata. Ma è perché mi la reazione, perché è il silenzio? C'è tuo fratello qua, ci sono i tuoi genitori... Io mi vergognavo, ma nonostante loro lo sanno, non sai, avessi nulla. Non hai fatto nulla, lo non so. Hai... Hai detto no, non lo hai so. Subito, non hai neanche dato un bacio, perché qual è il... me lo chiedo perché... Paradossalmente ti vergogni, ti vergogni di una cosa che non dipende da te. Lo so, è paradossale, ma è pazzesco. Io sono contenta di aver cambiato la mia decisione adesso, cioè di aver preso la mia decisione adesso di parlare, e spero che se non dovesse essere vero quello che Bellomo mi diceva, cioè sei l'unica che mi dice di no, spero che se qualcun'altra ha detto di no e si trovata nella mia situazione abbia il coraggio di parlare, perché questo adesso è il tormentone del momento, ma per una donna è un tormento sempre e da sempre. E ti stai un po' liberando da questo tormento parlandone? Sì, moltissimo. Veramente? E da quando leggo gli articoli sui giornali, che sono in parte, non lo nego, ma davvero felice. Davvero felice. Grazie Rosa, grazie. Grazie a te. Brava. Grazie. Grazie mille. Grazie.